Buonasera e benvenute e benvenuti. Sono Francesco Fattori, sono ricercatore di codici ricerca e intervento e questo è il terzo dialogo della serie Fantasmi non esistono. Siamo in diretta Facebook e potrete poi trovare il video caricato su YouTube, sulla nostra pagina. Durante questi dialoghi, di cui appunto questo è il terzo di quattro, stiamo cercando di approfondire le diverse sfaccettature dell'etichetta NEAT. Cercando di andare oltre appunto la definizione che identifica giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano, non sono in formazione e non sono inseriti in percorsi scolastici. Come dicevamo, appunto, questi dialoghi rientrano all'interno di una cornice di progetto, un progetto europeo che si chiama LIKE, il cui acronimo sta per Life Investment is Key to Employment, che si sviluppa in tre paesi europei, che sono la Bulgaria, l'Ungheria e la Lettonia, e appunto l'obiettivo di supportare progetti di inclusione sociale, inclusione lavorativa come esito finale di ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non lavorano, studiano e non sono in percorsi formativi, ma che hanno anche delle fragilità a livello di salute mentale o sono appunto persone con disabilità. Quindi questa è un po' la particolarità di LIKE, di appunto lavorare, cercare di lavorare con ragazzi che rientrano nella condizione transitoria di NEET, però in più presentano queste fragilità. All'interno del progetto LIKE, codici e ente valutatore, questo vuol dire che nei mesi scorsi siamo andati appunto nei paesi degli enti partner, quindi in Bulgaria, in Ungheria e andremo in Lettonia a inizio maggio, da cui tra l'altro trasmetteremo il quarto dialogo il 4 maggio, poi vedrete in coda al dialogo il cartello che vi ricorderà appunto questo appuntamento. Quindi siamo andati nei paesi partner per osservare e valutare insieme ai professionisti che ci lavorano il modello implementato appunto dagli enti che stanno lavorando al progetto LIKE. Faccio una breve sintesi rispetto alle attività proposte dentro LIKE, quelle che compongono un modello che nel progetto viene chiamato programma multidimensionale, ossia una serie di attività e di servizi, come possono essere per esempio delle attività come attività sportive, attività di pet therapy, attività di volontariato e servizi come il counseling, come l'orientamento lavorativo, come il supporto psicoterapeutico, appunto per favorire l'inclusione sociale e lavorativa di giovani in condizione di NEET e in più con le fragilità di cui parlavamo prima. Perché abbiamo deciso di parlare di NEET e in realtà appunto aggiungendoci il tema della disabilità e delle fragilità, perché quando si parla appunto di questa tipologia di persone, diciamo, dal punto di vista della ricerca, ha affrontato marginalmente il concetto di NEET associato al tema delle fragilità e delle disabilità, mentre sono numerosi gli enti che a livello sia nazionale sia internazionale lavorano per l'autonomia, per l'autodeterminazione di giovani con disabilità. In questo senso, infatti, ci interessava dialogare stasera con chi si occupa da anni di autonomia e di inclusione sociale di persone giovani con disabilità in Italia e appunto confrontare un po' l'approccio a livello nazionale con l'approccio che abbiamo visto sui diversi contesti internazionali di LIKE. Vi ricordiamo, prima di cominciare appunto la nostra chiacchierata con l'ospite di stasera, che potete fare domande attraverso la nostra diretta di Facebook, quindi poi ci arriveranno le domande che potremo girare al nostro ospite, che vi presentiamo subito. Stasera abbiamo con noi Andrea Sagliocco, educatore esperto in supporto appunto a percorsi per l'autonomia di persone con disabilità e coordinatore dello SFA, dell'associazione Handicap sulla Testa, che è un'associazione che opera a Milano, un'associazione di volontariato che opera a Milano a favore di persone con disabilità intellettiva sin dal 1989, quindi un'esperienza più che trentennale associativa in questo senso. Andrea, benvenuto, grazie ancora per dedicarci appunto
40-45 minuti di chiacchierata. Quindi grazie ancora e benvenuto. Grazie a te, grazie dell'invito, dell'opportunità soprattutto. Parto subito con la prima, diciamo, col primo stimolo. Ovviamente ti ho introdotto come educatore esperto e coordinatore appunto del nuovo SFA che gestite in convenzione col Comune di Milano. Però chiaramente oltre ad essere coordinatore dello SFA hai un'esperienza più che decennale in questi percorsi di accompagnamento di persone con disabilità. E due parole che vengono spesso associate a questo tipo di percorsi sono autonomia e autodeterminazione, a volte usate impropriamente, a volte usate come sinonimi. Quello che ti vorrei chiedere per appunto introdurre un po' questa chiacchierata è come le declinate poi nella pratica e appunto se stanno per la base dei vostri interventi e in che modo appunto vengono promossi questi due meccanismi nelle persone che voi supportate con i vostri servizi. Ok, allora, innanzitutto grazie ancora per l'introduzione. Hai toccato e comunque hai accennato due termini che sono fondamentali e sono trasversali tra di loro, autonomia e autodeterminazione. È vero, come dici tu, Francesco, che molte volte vengono sovrapposti o vengono utilizzati anche in maniera impropria, ma sono due termini fondamentali. Parto da un concetto che sta, diciamo, alla base di tutti i nostri ragionamenti, tutti i nostri, diciamo, interventi educativi sul territorio, che la cosa fondamentale è mettere al centro il beneficiario, cioè quindi la persona con, in questo caso appunto, con disabilità cognitiva. E è fondamentale perché mettere al centro la persona significa comunque valorizzare nei suoi percorsi quotidiani, nei suoi percorsi comunque di crescita e diciamo, cercando anche appunto di farla crescere in percorsi personali, quindi sviluppando tutta una serie di autonomie che dopo toccheremo piano piano e di inserirla all'interno di un tessuto sociale che è il tessuto sociale di riferimento. Prima hai citato appunto lo servizio dello SFA, che appunto è l'acronimo di Servizio di Formazione e Autonomia. È un servizio che come handicap sulla testa abbiamo attivato da settembre, quindi comunque per noi all'interno della nostra associazione Onlus è un servizio nuovo, ma è uno dei servizi che possono essere proposti sul territorio di Milano. Sul territorio di Milano ad oggi si contano circa più di 20 SFA aperti, accreditati appunto con il comune. E che cosa si fa all'interno del percorso dello SFA? Bisogna dire tutta una serie di precisazioni. Innanzitutto è un percorso che è per persone con disabilità lieve. Per persone che appunto hanno un'età, un range di età che va appunto dai 16 anni ai 35 massimo, e è un percorso che dura un massimo di 5 anni. Perché dura un massimo di 5 anni? Perché all'interno dei 5 anni è suddiviso in tre moduli: il modulo formativo, il modulo di consolidamento e il modulo di monitoraggio. Il modulo formativo è il modulo iniziale, all'interno del quale appunto il beneficiario, la persona con disabilità, si inserisce, ed è il modulo che dura i primi 3 anni. All'interno di questo modulo si cerca di sviluppare tutta una serie di aree di intervento finalizzate appunto all'incremento e al rafforzare delle autonomie esistenti oppure a crearne delle nuove. Parliamo di autonomia, è un concetto molto ampio e trasversale appunto col concetto di autodeterminazione. Perché? Un concetto che diciamo, un termine che una frase che a me piace molto e che dà alla base diciamo, dei nostri servizi educativi è che non dobbiamo mai trattarli come persone con disabilità, ma non dobbiamo dimenticarci che sono persone con disabilità. Che cosa significa questa roba, questa frase che potrebbe risultare ridondante e banale? Che avere un approccio del tutto spontaneo e valorizzando l'individuo significa metterlo al centro e significa che la persona, quindi il soggetto attivo, può sviluppare tutta una serie di potenzialità autodeterminandosi, appunto, in un percorso di crescita, un percorso di crescita che molte volte è un percorso verso l'adultità, perché comunque stiamo parlando di persone che sono molto giovani. E le aree di intervento invece su cui si spazia sono molteplici. Perché te ne elenco alcune, sono aree che vanno dalle abilità sociali, quindi il potenziamento delle abilità cognitive, emotive e anche comportamentali, alle abilità personali e all'interno anche delle abilità domestiche, perché non dobbiamo mai dimenticarci che per delle persone normotipiche
tutta una serie di autonomie sono scontate e diciamo, sono sviluppate nel tempo in maniera del tutto diretta e spontanea. Con le persone con disabilità, in questo caso disabilità cognitiva, nulla va dato per scontato ed è giusto che ci siano dei professionisti dietro le quinte, quindi in questo caso appunto delle figure educative che forniscono degli strumenti spendibili sul territorio, nella vita quotidiana, all'interno delle mura domestiche o all'interno di percorsi che possono essere percorsi socializzanti o di inclusione lavorativa. Un'altra cosa che appunto l'ultimo, poi dopo ti ridò la parola, cui ci tengo a precisare, è che uno degli obiettivi, non sono meglio, non uno degli obiettivi, una delle priorità a cui cerchiamo appunto di sottolineare sia ai servizi sociali che ai nuclei familiari, che l'obiettivo finale di un percorso come potrebbe essere lo SFA non è l'inserimento lavorativo. Detto ciò, la parentesi qual è? Che nel momento in cui poi la persona riesce a sviluppare tutta una serie di autonomie, tutta una serie di tirocini socializzanti che poi sfociano anche in un inserimento lavorativo, ben venga. Siamo i primi a dimettere la persona e ad accompagnarla verso il mondo del lavoro. Ma gli obiettivi sono altri, sono quelli che citavamo un po' prima, lavorare su sviluppo di autonomie e su anche autodeterminazione all'interno del nucleo familiare, ma del territorio di riferimento. Perfetto, grazie mille Andrea. Diciamo che hai fatto un'introduzione molto precisa e molto accurata appunto di quello che è poi lo SFA, di quello che succede e soprattutto dell'approccio e delle teorie che sono poi alla base dell'intervento e del supporto. Hai anche citato, appunto, ne avevamo anche discusso un po' nella preparazione di questo dialogo, sul dire che non è l'esito finale non deve essere per forza l'inserimento lavorativo, e questo collegandoci al progetto LAEC che ci trova molto in consonanza appunto col fatto che c'è tutta in realtà un lavoro preparatorio di sviluppo personale sulla persona, di sviluppo di autonomie per quanto possibile, appunto, che poi potrebbero esitare, ma non deve esserci per forza la spinta sempre verso l'inserimento lavorativo come unico esito positivo poi del percorso, perché sennò sarebbe riduttivo, sarebbe fuorviante appunto a seconda poi dei punti di partenza delle persone, eccetera. Quindi questa è una connessione col progetto in cui siamo, appunto, che dà la cornice a questi dialoghi che poi approfondiremo meglio nell'ultimo dialogo con gli enti partner. La prima domanda che ti... anzi, la seconda, che si connette un po' appunto al concetto di autodeterminazione, quindi del promuovere le scelte della persona e fare in modo che vengano appunto prese dalla persona stessa, è un po' una domanda sfidante, nel senso che appunto come rispondete alla sfida di promuovere scelte della persona che siano veramente scelte fatte dalla persona stessa e non come spesso accade, ma come accade anche a persone non con disabilità, non mediate dalla famiglia, dagli educatori, dall'educatrice o da altre figure significative che compongono comunque il contesto relazionale della persona. Allora, una domanda sicuramente stimolante. Allora, bisogna partire da un presupposto, che quello un po' che ti accennavo un po' prima, un po' in collegamento alla domanda precedente. Mettere al centro la persona significa che la persona è colui che, diciamo, che è la parte attiva. Il che significa che molte volte, soprattutto con persone con disabilità, si crea una relazione d'aiuto tra assistente e assistito. Sicuramente bisogna avere dell'intenzionalità negli interventi che si fanno, perché comunque sono persone che vanno supportate, vanno monitorate nei loro percorsi, però la persona, nel momento in cui è al centro, è in grado, cioè non è in grado, cerca di essere, trova innanzitutto una persona che gli dà fiducia. E questo è fondamentale. E in più riesce comunque a esprimersi in un contesto altro rispetto, molte volte, rispetto ai contesti, per esempio, di casa o comunque contesti di contenitori ben definiti, dove la persona non riesce ad essere proprio se stessa. Il che cosa significa? Che, tornando un po' al discorso che dicevi te prima, non è facile. Sono comunque, non è facile sia dal punto di vista del professionista che sta dietro che della persona che bisogna essere valorizzata. Molte volte la persona non è in grado perché non è allenata.
sta un po' al conduttore cercare di stimolarla. Cosa significa? Che alle volte alcuni interventi vanno mediati, alle volte non sempre, diciamo, l'azione prettamente pratica che il beneficiario, quindi la persona con disabilità, ha scelto è quella funzionale, ma attraverso comunque un dialogo e una comunicazione verbale si cerca di spiegare e dare degli strumenti necessari che poi delle volte successive si cerca un po' di trovare delle soluzioni alternative. Quindi sicuramente non c'è un ricettario fatto e finito. Bisogna un po' prendersi innanzitutto del tempo da entrambi i lati, sia da parte del beneficiario, da parte del professionista, e trovare comunque delle connessioni, delle sinergie che siano poi utili entrambi. Nel momento in cui la persona con disabilità si trova a suo agio e ha creato un rapporto anche di empatia con l'educatore, con il professionista, diciamo, di riferimento, permette tutto poi in un secondo momento di passaggi molto più snelli, molto più funzionali al suo percorso di crescita. Perfetto, molto, molto chiaro. Quindi tempo e fiducia nella relazione. Mi sembrano due elementi chiave. E rispetto, diciamo, appunto al sistema, può essere il sistema famiglia di provenienza, lì invece come si gioca un po' la relazione? Nel senso che poi la famiglia, nel momento in cui vede, acquista anche lei fiducia, anche essa fiducia verso poi il professionista che segue, comunque il contesto, l'organizzazione che supporta il proprio figlio, figlia, fratello, sorella, eccetera, si lascia, diciamo, condurre, si tira un po' indietro, diciamo, come Allora, funziona? guarda, sicuramente oltre che al ruolo della famiglia, aggiungo anche al ruolo dei servizi sociali e delle realtà che collaborano con i beneficiari. È fondamentale una triangolazione, comunque il far rete. Fondamentale far rete che cosa significa? Che modalità di intervento che poi vengono verificate essere corrette, è giusto che vengano condivise tra tutti questi enti citati per andare nella stessa direzione. Perché alle volte nella nostra esperienza, comunque nella mia esperienza, sicuramente troviamo delle famiglie che sono famiglie che sono molto affaticate perché anche fanno fatica a trovare, sia a livello territoriale, ma anche a livello anche molto più macro, nazionale, delle modalità, diciamo, delle possibilità per poter creare delle alternative valide ai propri figli. E quindi sicuramente da parte nostra, ovviamente sia sì, massima trasparenza, ma una comunicazione, non ti dico quotidiana, ma deve essere una comunicazione abbastanza frequente. E da parte loro ci deve essere anche un rapporto di fiducia. Come si costruisce. E quindi non ho nient'altro da aggiungere. L'abbiamo verificato nel tempo questa cosa. Perché poi dopo sono tutti effetti che in maniera trasversale vanno poi a creare quel rapporto funzionale e positivo per il beneficiario stesso. Quindi semplicemente per questo. Il ruolo dei servizi sociali è fondamentale anche quello perché sono degli enti che sono in grado comunque di poter sbloccare tutta una serie di dinamiche legate alle politiche sociali in riferimento al soggetto di cui stiamo parlando. E sono comunque servizi sociali che molte volte sono oberati di lavoro e quindi sta anche da parte nostra aggiornarli in maniera quotidiana, trovando comunque delle soluzioni. Ok, perfetto, grazie mille Andrea. Quindi la persona al centro, però un occhio al sistema, chiaramente poi di relazione. Quindi non è solo il lavoro sulla persona, ma è comunque un lavoro che ha più direzioni ed è un lavoro assolutamente di rete, di sistema. Una cosa che ci collega, diciamo una curiosità che ci collega un po' all'autodeterminazione, al supportare la persona nelle scelte che fa. Quella poi dei possibili contrasti che si possono creare tra appunto una decisione, una scelta che fa la persona e diciamo invece il vostro punto di vista sulla situazione e sulla scelta che
che quella persona sta per prendere rispetto al proprio percorso di vita. Eticamente, quindi questa è un po' una domanda rispetto poi al vostro posizionamento etico, come vi ponete di fronte a delle decisioni che dal punto di vista del professionista che segue la persona, dell'organizzazione, potete ritenere in qualche modo sbagliate o comunque non positive per la persona, ma che comunque riflettono un movimento di autodeterminazione e di scelta personale poi della persona beneficiaria, quindi della persona stessa. Vi è mai capitato? Ok. Guarda, il concetto di autodeterminazione passa anche attraverso questo. Che cosa significa? Che sicuramente il beneficiario, un po' come diciamo prima, adesso non voglio essere ridondante, però va valorizzato, va messo al centro. Il rischio è anche che alcune situazioni diciamo, non vadano secondo, diciamo, una logica eticamente corretta. E bisogna all'interno di quel tipo diciamo, di sistema che si crea, innanzitutto verificare che sia un ambiente protetto, in cui appunto la persona, il beneficiario, non si mette in una situazione di difficoltà, di pericolo. Dall'altro lato, lo sbaglio che cosa implica? Implica poi dopo, conseguentemente, un poter intervenire e verificare insieme all'utente, comunque alla persona con disabilità cognitiva, quali sono state le difficoltà e quali poi un domani possono essere gli strumenti da poter utilizzare per non, diciamo, intraprendere le stesse difficoltà, gli stessi errori. Quindi è stimolante, non sempre è possibile farlo, perché bisogna sempre, nel momento in cui si mette la persona al centro, cosa significa? Che bisogna un po', non è che le modalità di intervento educativi vanno bene per uno e vanno bene per tutti quanti, bisogna un po' cercare di creare un abito ad hoc per la persona che si ha di fronte. Non è sempre facile, perché tutta una serie di ragioni, anche alle volte per mancanza di risorse umane, o anche comunque di tempo, però è quello che si cerca di fare. Perfetto, in questo senso forse ci siamo dimenticati di dire che ci sono uno degli strumenti che può facilitare un po' l'organizzazione del lavoro e il monitoraggio del percorso sono i PEI, mi sembra che li abbiamo citati, giusto? Quindi anche Esatto. lì è tutta una concertazione, adesso magari poi ci racconti un attimo, è una concertazione con la persona dove rientra anche la famiglia e quindi forse lì si può guidare un po' e si può capire mano a mano e può essere anche occasione di apprendimento, come dicevi ora. Guarda, la modalità che utilizziamo noi, ma che comunque è una modalità corretta e condivisa anche da altri enti, è sicuramente dopo una prima fase di osservazione, in cui si cerca un attimo di osservare il beneficiario in tutta la sua totalità, dopo si elabora il PEI, che va sicuramente condiviso con la famiglia. Il PEI, di cosa stiamo parlando? L'acronimo di Progetto Educativo Individualizzato. All'interno del PEI vengono analizzate, descritte in maniera del tutto più possibile oggettiva le modalità di intervento che poi verranno sviluppate nel corso del tempo. Perché va coinvolta l'ente, va coinvolta, scusami, la famiglia? Perché la famiglia ha un ruolo determinante. Il creare connessione, rimanere tutti sullo stesso binario, permette poi di poter lavorare in maniera molto più fluida e funzionale alla persona con disabilità stessa. Quindi sono uno strumento che innanzitutto viene anche richiesto dai servizi sociali, comunque dagli enti che forniscono, cioè che accreditano determinati servizi. E poi uno strumento che a livello educativo serve per avere tutta una tracciabilità con il soggetto di riferimento. Grazie anche per aver detto per cosa sta PEI, perché sugli acronimi è sempre importante specificarli e definirli. Facciamo un salto rispetto in realtà a un altro tema, quindi passiamo in realtà dal tema più che riguardava l'autonomia e la determinazione, quindi la persona beneficiaria nel suo percorso, a un tema che per il progetto LIKE è stato centrale, cioè quello degli spazi, nel senso che LIKE aveva proprio l'obiettivo di creare anche fisicamente, di utilizzare degli spazi per delle attività appunto che poi supportassero nei modi in cui che abbiamo descritto prima appunto questi percorsi di sviluppo personale e di inclusione sociale. Abbiamo visto poi nelle nostre visite in Bulgaria e in Ungheria
gli enti hanno approcciato, diciamo, questa indicazione di usare gli spazi in modo differente. Chi ha scelto appunto di concentrarsi su spazi che aveva già per svolgere tutte le attività in loco, quindi far arrivare i beneficiari negli spazi che probabilmente già conoscevano, comunque centrali della città, quindi comodi, raggiungibili con i mezzi, e di far girare tutto attorno, quindi a uno spazio molto definito. Chi invece ha portato le attività fuori i propri spazi, i propri uffici, le proprie stanze, quindi raggiungendo i beneficiari a seconda poi dei diversi target, delle diverse attività, quindi in spazi altri. Rispetto a questo, rispetto alla dimensione spaziale, qual è il vostro approccio, come siete organizzati, appunto comparando sempre sia l'esperienza pre-SFA, quindi quella degli appartamenti o di tutti comunque i servizi che avete offerto in questi anni, sia comunque lo SFA che ci ricorda un po' le attività di Like, ecco. Esatto, guarda, allora, quello che ti posso dire anche nella nostra esperienza, ma è comunque una descrizione che funziona, è che allora, avere un luogo di riferimento è una dinamica, è una situazione che crea innanzitutto della stabilità e della tranquillità per i beneficiari. Quindi sicuramente avere un luogo di riferimento, come può essere lo SFA, come può essere un appartamento per percorsi di residenzialità, è comunque un punto fermo. Per quanto riguarda il nostro SFA, di cui appunto ne stiamo parlando in questa chiacchierata, noi abbiamo un luogo di riferimento appunto dove gli utenti vengono qui tutte le mattine e poi che cosa facciamo? Cerchiamo di creare delle connessioni sul territorio. Perché sul territorio? Perché è lo stesso territorio di riferimento nella vita quotidiana dei beneficiari stessi. Che cosa significa creare delle connessioni sul territorio? Vuol dire cercare di attivare tutta una serie di attività laboratoriali, di esperienze appaganti innanzitutto, ma comunque socializzanti e di tirocini che possono avere anche una propensione, una finalità lavorativa. All'interno di tutto questo macro, diciamo di questa macro descrizione che ti sto facendo, perché ci tengo molto a sostenere la terminologia di connessione, di creare rete. All'interno della creazione della rete, che cosa succede? Succede che innanzitutto i progetti, comunque l'attività di riferimento, si diffonde sul territorio. E quindi c'è modo anche per l'ente stesso di poter essere conosciuto, perché alle volte il vicino che abbiamo a fianco non lo conosciamo finché non attiviamo dei percorsi, purtroppo abbiamo una vita molto molto densa e non sempre si riesce a creare quel tipo di rapporto, comunque di scambio. E poi il creare connessioni implica anche che dall'altra parte ci può essere proprio uno scambio, una sinergia, e quindi diciamo un po' da cosa nasce cosa. Nella nostra esperienza di questi ultimi 6 mesi siamo riusciti a attivare sia dei tirocini socializzanti sul territorio, propedeutici poi comunque a tutta una serie sia di inclusione sociale, ma anche di sviluppi professionalizzanti, quindi il saper stare all'interno di un gruppo di lavoro, il rispettare gli altri, per esempio lo spostarsi con mezzi. Questo perché cosa? Io sto facendo tutta una serie di esempi, ma un po' per entrare dettagli. Non dimentichiamoci mai che per le persone normotipiche tutta una serie di atteggiamenti e di modalità di spostamento, di autonomia sono scontate e sono, diciamo, abbastanza banali. Per le persone con disabilità si crea, non è innanzitutto per nulla banale, e quindi si creano, possono subentrare tutta una serie di difficoltà. Quindi è giusto che anche all'interno di un'azione che può risultare del tutto facile, ma è pratica, come può essere lo spostamento sui mezzi, implica tutta una serie di sviluppi, il andare a prendersi prendere il mezzo, il comprare un biglietto per poi salire sull'autobus, l'attraversamento pedonale, e quindi l'osservare anche dalla parte, diciamo, del professionista, dell'educatore, se quella persona ha instaurato ha tutta una serie di modalità socialmente adeguate. E se, ovviamente, se ce l'ha, rafforzarle, perché il rimando verbale è fondamentale. Se non le ha,
creare assieme appunto al beneficiario, fornire tutta una serie di strumenti utili poi nella sua vita quotidiana. Perché non ci dimentichiamo che un percorso come può essere quello dello SFA è un percorso che dura settimanalmente 20 ore e quindi la persona con disabilità cognitiva poi ha tutto un altro pezzo della giornata, della settimana da dover affrontare. E l'aver imparato e comunque l'averlo fornito io noi lo chiamiamo un bagaglio, come se fosse proprio una valigia di autonomie spendibili sul territorio, le permette poi di poter un domani poter affrontare la vita con un altro tipo di prospettiva. Assolutamente, grazie, grazie Andrea. Hai in realtà anticipato la parte appunto del livello territoriale, quindi era poi la prossima domanda che ti avrei fatto, ma è molto chiaro. E ti ringrazio ancora. Una domanda che si connette in realtà appunto più, visto che l'hai citato, all'inserimento lavorativo, che comunque è, diciamo, uno degli obiettivi, quindi vogliamo un po' desacralizzare appunto il fatto che sia l'unico obiettivo, l'obiettivo finale dei percorsi, quindi questo anche in like o anche appunto nelle nostre riflessioni dal webinar, dal primo webinar e negli altri dialoghi, che sia l'unico obiettivo appunto finale, l'unico esito positivo. Una domanda che ti faccio è quali, secondo te, da questa esperienza comunque sia dello SFA ma anche precedente e da altri percorsi che hai visto da vicino e da lontano, quali secondo te sono ancora le barriere, quegli ostacoli ancora troppo ingombranti che i giovani con disabilità incontrano quando provano appunto ad affacciarsi nel mondo del lavoro? Allora, sicuramente, allora, bisogna innanzitutto fare due distinzioni tra il profit e il no profit. Non faccio dei discorsi generali perché comunque mi baso anche molto diciamo, sull'esperienza quotidiana nel campo. Quello che stiamo notando è che attivare dei percorsi professionalizzanti o comunque dei tirocini socializzanti con enti no profit è molto più semplice. Perché? Perché comunque abbiamo di fronte un ente che ha tutta una predisposizione a dei canali, a delle risorse e soprattutto degli strumenti educativi diciamo, in connessione sullo stesso binario diciamo, dell'ente che va a chiedere quel servizio. È una sfida molto più ampia, molto più ardua invece cercare di attivare delle attività, ma anche delle attività laboratoriali con enti profit, perché comunque non è così diffuso, e comunque hai a che fare con persone che non hanno le stesse, diciamo, capacità, gli strumenti educativi che puoi aver tu, e quindi è una sfida che parte sicuramente dai professionisti che cercano un attimo di attivarla. E poi vedere nel frattempo, mettendosi un attimo in disparte, un po' come si relaziona il beneficiario con l'ente, con l'artigiano, comunque col commerciante. All'interno, diciamo, della dinamica lavorativa. È ovvio che cosa dico quando dico in disparte, che non significa viviti l'esperienza e quello che succede succede, ma è monitorare a distanza e poi cercare un attimo di modellare il percorso appunto per evitare che appunto il beneficiario vada per esempio in frustrazione o che sia un percorso non appagante. Cioè non bisogna mai dimenticarsi che tutti i discorsi che stiamo facendo devono creare un benessere alla persona. Perché altrimenti poi scattano tutta una serie di altre dinamiche che sono disfunzionali per la persona stessa. Quindi questo è quello che mi sento di dirti, non approfondisco altro perché sono le esperienze che abbiamo avuto noi. A livello invece territoriale, noto che piano piano le persone con disabilità cognitiva stanno cercando di essere riconosciute, di essere anche solo viste e valorizzate sul territorio.
Non è semplice, è un lavoro continuo, e quindi è giusto che i percorsi come possono essere lo SFO, comunque anche altri percorsi, viaggiano trasversalmente sul territorio, perché comunque il territorio è un territorio che ha molte potenzialità e permette poi alla persona con disabilità, nel momento in cui esce fuori dal contenitore dello SFA, di poter viversi, diciamo, liberamente, in maniera autonoma, la propria vita all'interno dello stesso territorio che ha vissuto con un percorso educativo. Perfetto, sì. Grazie anche per questa risposta super completa e in realtà appunto stiamo riallargando il campo per un po' andare a chiudere, ci sarebbero un sacco in realtà di piste di approfondimento, quindi per ogni cosa che hai detto potremmo scendere dal punto di vista sia professionale che relazionale del gruppo che poi si forma nello SFA, quindi anche tutto il benessere emotivo, relazionale, dalla parte sul territorio che vuol dire enti o organizzazioni nella rete, ma anche sapersi muovere nel territorio, quindi diciamo è un approccio a 360 gradi sul benessere della persona nel territorio. E, ti lancio un po' l'ultima domanda, poi andiamo a chiudere, e, sapendo che appunto siamo disponibili anche ad approfondire per chi ci sta seguendo con domande, oppure ci può contattare o può contattare Andrea, magari poi lasciamo appunto i contatti per chi avesse bisogno di più informazioni e volesse entrare in contatto con la realtà di Handicap sulla testa. Quali sono appunto, ritornando appunto, uscendo un po' dalla parte più di inserimento professionale, quali sono le sfide principali che vedi nel futuro prossimo rispetto alla vostra organizzazione, che fa parte appunto di un network di organizzazioni che lavorano con e sulla disabilità? Quindi sia a livello organizzativo, sia a livello di servizi specifici, sia di sfide che le persone con disabilità devono ancora affrontare e comunque barriere che vengono poste che quindi devono un po' riuscire a superare o comunque affrontare, ecco. Allora, guarda, per quanto riguarda noi come Handicap sulla testa, erogatori appunto di servizi educativi, ma anche di servizi non solo educativi, ma anche ricreativi, una delle più grosse sfide di questo periodo è cercare di rimanere in vita. E il che significa cercare di rimanere in vita? Che cosa significa? Il provare ad avere una sostenibilità economica che ti permette di poter avere continuità, progettualità e soprattutto una durata molto più ampia nel tempo. Questo perché? Perché come stavo raccontando all'inizio, con appunto un percorso come può essere lo SFA, ma potrei anche passare a servizi residenziali che hanno una durata limitata nel tempo, ma che comunque dura diversi anni, la chiusura di alcuni servizi implicherebbe dei percorsi che verrebbero chiusi a metà. Cosa significa? Significa che comunque la persona si troverebbe da un momento all'altro in una situazione, in un limbo temporale in cui non riuscirebbe ad approfondire determinate dinamiche che invece gli creano tutta una serie di rapporti strafunzionali e proprio dietici al proprio percorso di autonomia. Quello che va detto è che per esempio, per entrare nel dettaglio del nostro servizio SFA, noi siamo accreditati, cioè noi siamo un ente accreditato col Comune di Milano, ma purtroppo le liste di attese sono bloccate da circa 6 mesi. E questo che cosa significa? Che gli enti che adesso frequentano il servizio di formazione e autonomia da noi sono tutti enti solventi, quelle famiglie pagano da solventi. E quindi anche qua si aprirebbe un macro tema legato ai contributi che non arrivano e quindi non permettono di poter sperimentare, approfondire determinate altre persone, altri beneficiari. Calcola per esempio che il nostro servizio può accogliere fino a un massimo di 15 beneficiari, ad oggi abbiamo solo 5 beneficiari, perché appunto le abbiamo liste bloccate, quindi comunque una sfida anche un po' quella, anche un po' il reperire fondi in diverse modalità, in diverse forme che permettono semplicemente di poter dare continuità ai servizi educativi. Per quanto riguarda invece l'altro
l'altra realtà, area comunque che toccavi, che è quella legata più al soggetto, più al beneficiario, sicuramente è legata un po' a quello di discorso che facevo prima, essere accettato a livello sociale. Cioè, quindi comunque una predisposizione molto più ampia di inclusione e di integrazione. Molte volte le persone con disabilità cognitiva che per esempio frequentano lo SFA, quindi stiamo parlando, comunque, forse l'avevo accennato all'inizio, ma nel caso mi ripeto, sono persone che hanno una disabilità lieve, sono persone giovani, sono persone che comprendono di avere una difficoltà, e comprendono e capiscono anche l'importanza che questa difficoltà può limitare il loro sviluppo, il loro percorso verso l'adultità, ma anche il loro percorso di autodeterminazione. Quindi sicuramente creare una società ancora più accogliente, ancora più aperta, permette di essere tutti un po' in sinergia. Ci trovi e mi trovi assolutamente, assolutamente d'accordo. Ho finito le domande, in realtà ce ne sarebbero molte, ma appunto il formato di questi dialoghi è di una chiacchierata appunto di 40-45 minuti. Abbiamo messo tantissima carne al fuoco, siamo riusciti a comunque dare un po' degli affondi sui temi comunque centrali e ti ringrazio molto Andrea per averci dedicato questo tempo. È stato per me molto molto interessante, quindi grazie ancora, spero sia stato anche per chi ci ha seguito e per chi poi ci troverà su YouTube, sul nostro canale. Quindi grazie ancora. Grazie a te dell'opportunità, perché è sempre interessante, per me è fondamentale condividere modalità differenti, ma anche condividere comunque approcci che possono essere solo che arricchenti per tutti quanti. Esatto, lo saranno state sicuramente questi 40 minuti per chi ci ha ascoltato. Per chi ci sta seguendo, vi chiedo di rimanere collegati perché adesso arriverà, diciamo, un cartello finale che vi introduce poi all'ultimo dialogo che si terrà il 4 maggio appunto con gli enti partner di Riga e che chiuderà un po' questo ciclo di approfondimento sul mondo, diciamo, NEET, inclusione sociale, inclusione lavorativa. Quindi grazie ancora Andrea e a presto. Grazie a tutti voi che ci avete seguito.